Allora, sicuramente il tifoso romanista, diciamo medio, chiamiamolo medio, non ha digerito molto bene, come posso essere anche io, la doppia sconfitta del derby quest'anno, anche per come sono venute queste sconfitte. Però noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro vero obiettivo stagionale a questo punto, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, cioè l'Europa League. Cioè, ormai non può essere più un mistero che la Roma deve salvare questa stagione, dare un senso al progetto, al lavoro di Mourinho, facendo qualcosa di importante in ambito europeo. Ora io non so cosa succederà in campionato, perché capisco che la rosa purtroppo è un po' striminzita e quando vengono a mancare 3-4 giocatori, come ad esempio anche contro la Sampdoria, avremo Mancini, Bagnets, Cristante e Kumbulla squalificati. Cardos che si è operato al ginocchio, non sappiamo neanche se lo rivedremo in campo entro fine stagione. Quando cominciano a mancare 3, 4, 5 giocatori, andiamo un po' in difficoltà. So certamente che chi va a vedere Roma-Sampdoria o Torino-Roma, a proposito sono in vendita i biglietti per Torino-Roma a 20 euro, ho saputo, giustamente paga un biglietto, affronta un viaggio, affronta dei disagi e vuole vedere una squadra competitiva, una squadra che vuole vedere un certo tipo di spettacolo e pretende di vedere una Roma che si impegna, però il tifoso deve anche capire meglio che nella vita purtroppo ci sono delle situazioni in cui bisogna fare delle scelte nelle famiglie, nelle aziende e anche nello sport c'è un momento in cui bisogna fare delle scelte. Io credo che sia venuto quest'anno questo momento. E voglio leggervi una lettera, diciamo, chiamiamola una lettera, un intervento che sta girando via web, diciamo una persona che ama la Roma, chiamiamola anonimo romanista, così facciamo nomi, e io la vado a leggere perché per me ha dei contenuti importanti, che soprattutto è importante che giri. Che circolino questi concetti. Scusate, solo un attimo che mi è partito qua un fastidioso antivirus che va a perdere sempre un sacco di tempo. Domani sera c'è anche la gara della nazionale. Italia-Inghilterra a Napoli, tanto per cambiare Italia-Inghilterra. Con la convocazione di Matteo Retegui, che sicuramente non giocherà dal primo minuto, che però denuncia insomma la grande difficoltà del calcio italiano nel trovare degli attaccanti competitivi per la nostra nazionale. Allora, vi vado a leggere. La sera della vigilia di Natale, l'ex giocatore del Feyenoord, Brian Linsen, ha spiegato al meglio chi è veramente José Mourinho con le seguenti testuali parole, virgolettato. Ancora non riesco a guardare il filmato della finale. La Roma ha vinto quella sera perché ha José Mourinho come allenatore, lo penso davvero. In quell'unica partita ha dato il meglio di sé. Se avessimo avuto la Roma in semifinale avremmo vinto. In due partite non sarebbero riusciti a vincere contro di noi. Ricordiamo sempre che il Feyenoord dello scorso anno non è il Feyenoord di quest'anno. È un distinguo che bisogna subito chiarire. Ma a Tirana in una partita ci sono riusciti. Questa frase deve chiarire le idee o schiarire le idee sulla differenza che c'è tra allenatore e squadra e anche sulla differenza tra la convinzione in se stessi da parte degli altri e la rendevolezza del nostro ambiente che puntualmente si tramuta in alibi per eventuali fallimenti dei giocatori. Più che rendevolezza è che noi ci percepiamo come proprio gli eterni sconfitti delle partite decisive, gli eterni secondi. Infatti già sto sentendo, e come ho già detto qualche tempo fa, i 9 secondi posti purtroppo ci hanno segnato perché è passata
sta cosa che non si riesce mai a vincere, insomma, sostanzialmente è questo, perché 9 secondi di posto sono veramente tanti. Infatti già sto sentendo i primi piagnistei. Come si fa ad asserire che il Feyenoord sia più forte dell'anno scorso, che è quello che sta dicendo molta gente sui social? Se ha ceduto, è questo che è importante sottolineare. Allora, il Feyenoord ha ceduto Senesi al Bournemouth, Finisterre al Leeds, Dessersa, come sappiamo, alla Cremonese, Malacia al Manchester United, Nelson all'Arsenal. In pratica, a settembre, quando presero 4 gol in nemmeno 40 minuti dalla Lazio, dicemmo agli sbiaditi, cioè la Lazio, ma il Feyenoord si è indebolito perché ha venduto tutti i big in Premier e ha perso il capocannoniere della Conference, Dessers, che è un giocatore, tra l'altro, ragazzi, a me sinceramente non dispiace, non come chiaramente come prima punta della Roma, però è un giocatore che secondo me non mi dispiacerebbe sinceramente avere in panchina un Dessers come anche come terza punta, dico la verità. Mentre ora diciamo l'esatto contrario, o forse temiamo che la loro voglia di rivincita sia sufficiente per colmare il gap tecnico? Abbiate pazienza, me lo per forza soffiare il naso. Raffreddore molto molto brutto, adesso non ce l'ho più. Allora, dicevo, ma allora se bastasse quella, quante rivincite ci saremmo dovuti prendere nel corso dei decenni con il Liverpool e il Manchester United, ad esempio? Eppure è sempre andata male, se non peggio. Bisogna trasmettere, certo ci sono delle squadre nella storia della Roma, ragazzi, che è una cosa incredibile come quando le abbiamo prese sembrava proprio praticamente scritto sui libri di sacri che non si poteva assolutamente avere la meglio. È una cosa anche abbastanza misteriosa. Bisogna trasmettere ai giocatori un messaggio a livello epidermico e ambientale. Avete perso i due derby. E se è per questo abbiamo perso anche altre partite. Abbiamo perso l'Udinese, abbiamo perso partite vinte come quelle con l'Atalanta, abbiamo perso con il Sassuolo, la Cremonese, abbiamo perso le partite in campionato e anche in Coppa Italia. Però il concetto importante è questo: a noi non interessa più la leadership del grande raccordo anulare che abbiamo visto, invece interessa molto alla Lazio, perché gli è rimasto solo quello. Noi vogliamo provare a vincere ancora in Europa e dopo aver fallito in Coppa Italia dove avevamo la strada spianata, non è accettabile prendere alla leggera anche il tabellone di Europa League. Ci siamo messi in casa un allenatore come Mourinho, anche e soprattutto per la sua predisposizione alle competizioni europee e per la sua storica fortuna nel trovare sorteggi più agevoli. Per anni prima di lui andava avanti la solita litania sulla sfiga di beccare le squadre inglesi che tra andata e ritorno ti eliminano. Stavolta ci troviamo di fronte al Feyenoord e qualora dovessimo passare il turno, una semifinale contro la vincente fra Bayer Leverkusen, che è nono in classifica in Bundesliga, il Saint-Gilloise, la squadra belga rivelazione di questa Europa League. In questo gruppo c'era gente che tremava dalla paura dopo il sorteggio contro la Real Sociedad e alla fine gli abbiamo fatto due gol in casa e li abbiamo gestiti abbastanza bene tatticamente nella gara di ritorno, vi direi anche bene, senza abbassare. Se confrontiamo uno a uno sulla carta i giocatori della Real Sociedad con quelli del Feyenoord, solo un pazzo preferirebbe quelli olandesi agli spagnoli. E infatti vi invito ad andare a leggere la formazione attuale del Feyenoord. Anche se volessimo considerare le due tipologie di gioco,
Comunque, sia il tiki-taka che il calcio olandese trovano da sempre uno scacco matto contro il calcio mourinhiano, perché giustamente sono due modi di giocare, tra virgolette, dominanti di squadre che cercano di fare la partita e quindi praticamente si mettono proprio nella, cioè cadono in sostanza nella rete, nella trappola, nella ragnatela di Mourinho, che aspetta queste squadre, le stanca, le chiude e poi le colpisce. Le vere insidie semmai si nascondono dietro la mentalità con cui i nostri giocatori scenderebbero in campo. A Roma si dice: come me sono io. A Roma si dice: come me sono io te ballo. Qua, scusate, ma io sto modo di dire non lo conosco. Allora, a Roma si dice: come me sono io, te ballo. Ok, se noi gli facciamo capire che stavolta non sarà accettabile una Cremonese 3.0, allora mettiamo subito in chiaro le cose. Per non parlare di chi nella nostra tifoseria sostiene che il Feyenoord abbia motivazioni maggiori di noi, e per quale motivo 7 titolari sui 11 a Tirana ora non ci sono più. Il loro ambiente ha voglia di rivalsa, ma tutti i nuovi giocatori non possono avere il dente avvelenato se non hanno vissuto con la sconfitta sulla propria pelle. È ovvio che se tu, Roma, scendi in campo con il biberon, la partita la perdi. E anche malamente, compromettendo il ritorno all'Olimpico. Però, se vai lì col coltello fra i denti, facendo la partita della vita, allora, come diceva Agostino di Bartolomei, in porto arriveremo sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo. Famosa frase, no? Ci fu l'intervista, no? In campo, mi pare che era Galeacci a intervistare di Bartolomei nell'occasione. E chiese, no? Allora ci arrivate in porto? Ha detto sì, in porto ci arriviamo sicuramente, speriamo di arrivarci col vessillo. In campionato abbiamo contro un'intera classe arbitrale pilotata dallo Tyrchio, la Juve che reclama i 15 punti tolti e le milanesi che sgomitano perché tanto in Champions devono arrivarci o comunque anche loro perderanno altri punti ad aprile. È certo. Mentre in Coppa ci troviamo in una situazione che non ricapiterà mai più, perché è un conto avere quel tabellone con Fonseca, un conto affrontarlo con José Mourinho in panchina. Lui ha da sempre una vocazione europea. Se ci fosse stato lui a Manchester in vantaggio per 2-1 all'Old Trafford a porte chiuse, avrebbe preso ripetutamente gol con la difesa alta a centrocampo. Vi ricordate quella partita? È nata bene, poi dopo invece è finita malissimo. Si sarebbe messo col modulo zemaniano, oppure avrebbe fatto le barricate per portare a casa la pelle e puntare ad andare a battere il Villarreal in finale. Sì, ci saremmo chiusi, poi avremmo segnato in contropiede, abbiamo vinto 3-1 poi alla fine. Quel Villarreal andò a vincere l'Europa League perché Emery mollò il campionato arrivando settimo in Liga. E qui si ritorna al discorso iniziale, facevo che bisogna fare a un certo punto delle scelte. E le scelte si sono indovinate e portano questi risultati. Stessa identica cosa che il Siviglia ha fatto in ogni edizione vinta della Coppa UEFA. È molto più facile dunque che Mourinho nasconda i nostri limiti tecnici nelle gare di Coppa tra andata e ritorno piuttosto che in campionato da qui alla fine, perché giustamente 38 partite sono veramente tante e i nodi vengono a pettine. Per esempio, su 38 partite di campionato viene al pettine che tu, dopo 27 turni, mi pare che ne sono, siano stati, c'è per esempio un Belotti che ha 0 gol. 0 gol su 27 turni. È chiaro che chi ha iniziato, lui è entrato dopo perché è arrivato che si doveva ancora sistemare fisicamente, ma diciamo anche 22, non ha giocato sempre, però 0 gol, insomma, ragazzi, per dire un dato che fa riflettere. Per tacere, no, poi della condizione di Ebram o di quello che ha combinato Zaniolo.
Anziché criticarlo, dovremmo cercare di sfruttarlo per quelle che sono le sue qualità, focalizzarsi sul giovedì sera. Nelle notti europee noi ormai subiamo una mutazione. Anche la gente allo stadio si trasforma perché sente l'argento vivo del trofeo UEFA. Chi c'era come me a Roma Salisburgo e Roma Real Sociedad sa di cosa parlo. Tremava tutto. Mourinho non è stato preso per i piazzamenti, ma per i titoli. Tanto se e quando torneremo in Champions non potremo pensare di vincerlo, mentre in Coppa UEFA con lui non sarebbe impossibile provarci. Col Napoli, che ci raggiunge nell'albo d'oro degli scudetti, noi non possiamo più permetterci di campare di quarti posti o di derby da vincere. Se volevo vincere i derby, mi sarei preso Iachini o qualsiasi altro allenatore. Se volevo far bella figura, mi piavo De Zerbi, ricevendo i complimenti di Casciano e Adani, ma poi sarebbe rimasto l'appellativo dispregiativo di Rometta, visto che a vincere sarebbero stati sempre solo gli altri. Invece con Mourinho abbiamo la possibilità di far capire ai giocatori che stavolta non possono fallire. Mourinho è stato preso appunto per questo, per cercare di cambiare questa mentalità, cioè di dare un obiettivo molto preciso e di inseguire questo obiettivo con una mentalità vincente, che è una mentalità per noi nuova. Quindi chi critica Mourinho per il gioco non ha capito questo, e a questo punto ci arriviamo Zeman, capito? Giochiamo, quindi le partite finiscono 6-6. E ci divertiamo così a andare a vedere la gente che fa 12 gol a partita, però alla fine della stagione continui sempre a non vincere niente. Se malauguratamente dovesse verificarsi il famoso non c'è due senza tre, sarebbe il segnale della ricetta perfetta per far trascorrere altri 14 anni senza titoli. Non possono recarsi a Rotterdam in ciabatte come hanno fatto a Cremona, perché non si sputa in faccia la fortuna per 2 volte di seguito. Ricordo in Curva Sud, la sera di Roma Ludogorets, a fine primo tempo in svantaggio 0-1, un ragazzo dietro di me stava dicendo al suo amico: «Oh, cerchiamo di passare sto girone, se no riscendiamo in conference. Però poi vedrai che uscimo già ai sedicesimi, ma perché tanto la Roma, quando la vince l'Europa League?» Beh, gli rispondo qui: se mai arrivasse un momento in cui la Roma possa almeno tentare di vincere quella coppa, direi che quel momento è adesso. La Roma sì e il Feye no. Mica solo come ricordo di quel 25 maggio, ma anche come consacrazione 11 mesi dopo per chiedere alla nostra squadra di portarci in semifinale, ora o mai più. Prima di questa gara d'andata a Rotterdam c'è Torino-Roma, mi pare 3-4 giorni prima, mi pare che sia 14 a Rotterdam e il 9, mi pare che sia o l'8 o il 9 aprile a Torino, una partita veramente quasi fastidiosa, no? Facciamo un po' la prova generale della gara in trasferta, ma se non c'era sta partita era meglio, sarebbe stato meglio, ecco, appunto un Roma-Sampdoria il 9 aprile e un Torino-Roma adesso, però, e un Torino-Roma prima, però Mourinho saprà come gestire al meglio il turnover, il probabile turnover, per mettere appunto a fuoco, come dice l'anonimo giallorosso, l'ho chiamato così, questa importantissima partita di Rotterdam. Ripeto, concludo come ho cominciato: è il momento di fare delle scelte. Se noi vogliamo continuare a accontentarci di vivere le partite all'Olimpico come una pizzata con gli amici, una bella pizzata con i vecchi compagni di liceo, no? Che vai in pizzeria, ti diverti, poi magari vai anche a ballare, torni a casa, ti sei divertito e fondamentalmente non hai risolto un cazzo, la mattina dopo ti svegli con gli stessi problemi di prima. Oppure se vogliamo cercare di fare qualche cosa quella sera di un po' più, in quelle sere di un po' più costruttivo, non so, sviluppare un progetto un po' più concreto che ti lascia qualcosa in mano con quel gruppo di amici.
non so, magari avviare un'attività commerciale, faccio un esempio, no? E questo è il discorso della Roma, no? Se noi vogliamo continuare a vivacchiare di sogni, di slogan, di feste all'Olimpico, di sold out uno dietro l'altro, oppure se vogliamo mettere nel mirino, proprio come un cecchino, come un tiratore con l'arco, ecco, noi dobbiamo cercare di andare a prendere quel centro, quel cento e quel centro. Noi siamo come un tiratore con l'arco che sta prendendo la mira e sappiamo che sono 5 partite. 2 di queste partite le giochiamo tra le mura amiche e non è poco. La quinta si giocherà in campo neutro. E ci sono 2 trasferte, una è a Buda, una è a Rotterdam e l'altra immagino che sarà Leverkusen, insomma dovrebbe essere Leverkusen. Sono secondo me 2 trasferte che questa squadra con Mourinho in panchina, con la testa giusta, può gestire in modo sufficientemente efficace. Io penso che il nostro obiettivo stagionale sia estremamente chiaro, mettere nel mirino la conquista del secondo trofeo europeo consecutivo, l'Europa League. Grazie per l'attenzione e grazie anche a Anonimo Giallorosso.